Buongiorno a tutti i lettori di Mimica San Giove, siamo in compagnia di due colonne portanti della festa di San Vincenzo dei Paoli, Pasquale Villitto e Vincenzo D'Angelo. Pasquale, ti volevo porre una semplice domanda. In che maniera si possono avvicinare di più i giovani a queste manifestazioni di fede provata che noi portiamo per le strade? Perché sai benissimo che ci troviamo in una società totalmente privata dove si pensa solo all'informatica, televisione e tutte queste cose virtuali, insomma. Qual è la maniera migliore per avvicinare i giovani a queste? Io penso che per avvicinare i giovani alle tradizioni, portarli nella Chiesa, c'è bisogno delle iniziative che si sono fatte questa mattina nella nostra parte. Bisogna far conoscere ai giovani qualche cosa sono le tradizioni, qual è l'obiettivo che le tradizioni devono raggiungere, qual è il messaggio di San Vincenzo de Paoli, che cosa San Vincenzo de Paoli ha trasmesso alle persone. Dobbiamo far innamorare i bambini, soprattutto la fascia più piccola, della figura di San Vincenzo de Paoli, perché se i bambini non si innamorano di questa figura non capiranno mai qual è la nostra tradizione. Porto un esempio. Io ero piccolino, i miei genitori mi trasmettevano un messaggio di questa figura di San Vincenzo e così io sono iniziato piano piano a crescere con questa idea e così ho trasmesso anche ai miei figli, cerco di trasmettere anche ai miei figli la storia di questo santo. Penso che in questo modo si possa accorpare la parte spirituale, la parte liturgica con la tradizione poi del nostro paese. Conoscendo San Vincenzo possiamo riscoprire la tradizione. Una cosa è certa, oggi è sempre più difficile portare i giovani nella Chiesa. Vincenzo, tu invece diciamo che sei un po' più giovane. Grazie a te. Hai ragione. Senza offesa, esprimimi una tua considerazione sui tuoi ricordi da bambino, questa immensa devozione che tu hai nei riguardi di San Vincenzo. Allora, solo il pensiero già mi riempie di emozione, perché San Vincenzo per me rappresenta un continuo con diciamo, quello che ho vissuto da bambino, quello che mi hanno sempre detto e fatto vivere i miei nonni, i miei genitori. Siamo tre fratelli a casa mia, ma sono l'unico che diciamo che vive di più questa dimensione, perché sono innamorato di questa figura. Cerco insieme ad altri ragazzi della parrocchia di trasmettere questo messaggio, come diceva Pasquale, di far scoprire diciamo la figura di San Vincenzo e soprattutto diciamo far innamorare le persone di San Vincenzo, perché io credo che il messaggio è attualissimo e se non parte da noi giovani diciamo l'intenzione di riprendere in mano questa festa, io non saprò dopo cosa dire ai miei figli, solo un lontano ricordo e delle foto antiche. Beh, quindi mi auguro che questa tradizione possa sì essere rivisitata, ma sempre di più rafforzata e vivificata. Volete porgere un saluto ai lettori di Mimica San Giove? Io innanzitutto auguro a voi di Mimica San Giove di poter lavorare sempre di più per il nostro territorio e portare sempre tutte le notizie del nostro territorio a tutti quanti noi, quindi un grazie personale a voi che lavorate in questo settore e che ci mettete a conoscenza tutti i giorni di ciò che avviene nel nostro paese. Grazie. Chiedo a tutti quanti di partecipare con intensità a questa festa di San Vincenzo, che voi tutti i giorni possiate pubblicizzare sempre di più questa manifestazione e che tutta quanta la città la possa vivere. Grazie, grazie a voi di Mimica San Giove. Mi unisco a quello che diceva Pasquale, un grazie immenso per quello che fate e soprattutto accendete sempre di più i riflettori su tutte le varie realtà di Casa Giove. Grazie a voi. Grazie.